anche ad una devo dire capillare presenza degli operatori del settore sul territorio. Difficilmente mi è capitato di constatare anche a livello di preparazione una presenza così forte ed un connubio così forte fra l'operatore del settore e il pubblico privato. Non è un caso che Quotazioni Metro Quadro sia a Salerno l'unico esempio di una commistione fra le due federazioni, la FIMA e la FIAIP, che insieme per la città di Salerno e per il pubblico di Salerno hanno deciso di mettere le loro forze, la loro professionalità, la loro sapienza per dare sempre una notizia precisa, puntuale e attendibile dell'evoluzione del mercato. Ecco, il mercato immobiliare è uno degli strumenti, un po' del barometro, no? Che calcola il benessere di un contesto economico. Sicuramente il mercato immobiliare dà un'esatta percezione di quella che è la ricchezza o meno di un tessuto. A Salerno devo dire che questo mercato non ha mai avuto, rispetto ad altre piazze come può essere quella del napoletano, del casertano, delle flessioni clamorose, ma si è sempre mantenuto e assestato sul livello medio proprio perché il tessuto lo consente, lo permette. Probabilmente, ecco, una piccola flessione, se c'è stata sul mercato della provincia, ma soprattutto per la vastità della provincia del territorio salernitano. Ovviamente la provincia vasta, c'è anche una forbice di prezzi al metro quadro abbastanza rilevante, dalla costiera amalfitana immagino a quella cilentana. Esatto, infatti lei ha fatto bene a puntualizzare questo aspetto. Lì parliamo di eccellenza, per cui è chiaro che lì parliamo di un target alto. Abbiamo anche, ecco, una flessione per quanto riguarda invece la provincia diciamo più vicino, più limitrofa alla città, dove chiaramente le difficoltà si sono sentite, ma dove c'è stata comunque il tessuto attenuto, a differenza appunto di altre città dove invece questo non si è verificato.